www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Dai, dai, no! Ed è il momento della giunta, è il momento della gioia, è il momento dell'annacata, il Cristo risorto, San Michele e la Madonna della Pace in piazza Umberto I a Muscomelli. E l'annacata continua, mentre la filarmonica di Muscomelli esegue l'inno pontificio. Una vera ovazione, tanta gioia in piazza Umberto. E qui siamo nella chiesa madre di Muscomelli, il rientro del Cristo risorto accompagnato da San Michele ed accompagnato dalla Madonna della Pace. In questo momento il Cristo risorto è entrato nella sua casa, nella chiesa madre di Muscomelli. Dove verrà esposto alla venerazione fino alla Pentecoste. Anche la Madonna della Pace ha fatto il suo ingresso nella Chiesa Madre. Ora prenderanno posto al centro della navata centrale. E qui, al suono della campana, faranno l'ultima annacata, l'ultima giunta pasquale. Sono partiti gli applausi ed ecco l'annacata. E dobbiamo dire che quest'anno 2015 il percorso processionale della giunta di Pasqua ha fatto il giro completo, il percorso completo della via dei Santi fino al rientro nella chiesa madre. Thank you.
ora le statue di San Michele e della Madonna della Pace saranno accompagnate nelle rispettive chiese, cioè nella chiesa di Sant'Enrico per San Michele e nella chiesa di San Giovanni per la Madonna della Pace. Mentre il Cristo risorto sarà visibile in chiesa per 40 giorni fino alla Pentecoste, per poi essere riportato e accompagnato nella sua sede naturale, che è l'oratorio dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. E dobbiamo dire che con quest'anno è stato ripristinato un percorso processionale variato da tempo, dove arrivati alla piazza Roma il Cristo risorto rientrava subito nella chiesa madre, mentre le altre due statue venivano accompagnate direttamente nelle chiese di provenienza. Com'è andata? Benissimo, Sagarma. Finalmente abbiamo riportato il vecchio giro della giunta. Abbiamo faticato un po', ma ce l'abbiamo fatta. Gaspare, com'è stata la processione? Com'è stata? Zichino, cos'è? Vi siete stancati? Stanchi, sicuramente, dopo 3 giorni di processione. È inutile negare che siamo stanchi, ma soddisfatti. Soddisfatti per aver dato onore. Siamo stanchi. Capisci che bandiera è mia? Se parlo io. E dico, questo tragitto ripristinato come era una volta, è stato apprezzato? Sì, ho sentito qualche anziano nelle zone di Santa Maria ed era soddisfatto per questo nuovo passaggio. Priore, com'è andata? Ottimamente bene, la gente è soddisfatta. I comprati si sono stancati? No, i comprati hanno dimostrato di avere pazienza e forza di andare sempre avanti, non si sono stancati, non ci sono state lamentele, la festa è riuscita abbastanza bene, siamo soddisfatti di tutto per questa festa pasquale. www.castelloincantato.it. La notizia. La notizia. Corre in rete.